the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Gerusalemme, i kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Gerusalemme, i kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Posto di Mattarella, Draghi, Berlusconi, qualche altro? Guardi, io personalmente preferisco Berlusconi. E sarà il fatto che sono un vecchio tifoso del Milan storico, ma non solo per questo. Io penso che Berlusconi è l'uomo giusto al posto giusto, anche perché è una persona che penso io che ha considerazione per tutti e soprattutto penso che è uno che sa fare il suo lavoro. Quindi lo ha dimostrato e penso che lo dimostrerà ancora. Penso che ha aiutato un sacco di gente, una persona di valori umani, una persona che viene, come si dice, dalla gavetta. Dalla gavetta. Vabbè, allora è stata sempre una persona cordiale, sappiamo la sua storia, la sua marcia, quindi io non vedo altro, con tutto il rispetto per... Va bene. Per Draghi, ma Berlusconi per me è un'altra cosa. Va bene. Invece Draghi penserei. Penso io, poi non lo so. Ma prima che ti dici tu, una cosa di più parola? Che ti dici tu prima una cosa di più parola? Ma aspetta un momento, poi da che andavo girare. Allora Draghi, meglio Draghi. Per me sì. Berlusconi, che invece l'ha detto. Berlusconi? È uno che... È uno che andava, chi si chiesa, prima andava. Ma io le pigliazioni. Però è malato con Berlusconi. Ma come che non muore? Non muore? No, io andavo in malessere, poi era la figlia. Allora parliamo solo di un processo di non parlare. Eccolo qua. E quindi Berlusconi però. Sì, giustamente. Meglio Berlusconi, l'esperienza insomma. Ma che... Dice loro che si vanno per loro, non vanno per noi. Bravo. Quanti venditi? Ma spostate la manuta, amore. A quanti venditi? Ma io faccio questa risposta. Sì.
E vuol dire che anche Berlusconi, anche quell'altro presidente, lo sapete voi, perché una volta i medicini io non le pagavo, dopo lavorare 30 anni in un bidone, ho bruciato chi pere, e mi ha lasciato lettere e spray, prima costava 60 euro e non pagavo niente. Ma le tagliate io pago 30 euro ogni scatola. Quali medicine pagate? 30 euro in medicina, perché dai miei figli, perché te la fanno, e dai miei figli con lo spray. E mo vedete che da capito quando la vedono? Per quale motivo? Dopo lavorate 30 anni, bravo, e 500 euro di pensione, bravo. E il ministro perché 10.000 euro, 20.000 euro, dice che non si abbassa, porca rosa. Bravo, avete ragione. Draghi, perché Draghi? Perché effettivamente sta dimostrando, innanzitutto già una storia alle spalle a livello europeo. Sì, è già una che è molto stimata all'estero. Sì, molto, sì. Molto quotata all'estero, sì. E nello stesso tempo è una persona che si sta dimostrando valida anche a livello nazionale nel coordinare l'azione operativa di tutti i partiti. Quindi Draghi? Io sinceramente opterei per Draghi. E non solo, e le faccio un'aggiunta. Sì. Presidente del Consiglio La Meloni, sì. Non sarebbe male. No, assolutamente. Sono d'accordo con lei. Almeno per cambiare. Sono la prima donna che potrebbe governare, perché effettivamente si è messa e le proposte che ha fatto lei ha realizzato. E non ne capisco queste cose. Come presenta la Repubblica, come l'ha riso? Come presenta la Repubblica, come l'ha riso? E sa ciocoleria. A Berlusconi mi piace. Berlusconi sì. Berlusconi allora? Sì. E quindi Berlusconi allora? Berlusconi. Anche Berlusconi potrebbe andare bene perché ha dato indicazioni precise. Anche se ora sembra che sia ammalato, insomma. Sì, esatto, anche quello influisce molto. Quindi io opterei per la sicurezza e stabilità, anche di una certa sicurezza economica e altro. Vedo più, per tanti motivi, Draghi. Draghi è anche molto stimato all'estero, insomma. Fatto molto se bene. Dobbiamo guardare anche per simpatia, non era da meno Berlusconi. Però Draghi forse è più equilibrato, insomma, è più amato. No, è anche più stimato anche all'estero. Ma secondo me è una persona che salvaguarderebbe il benessere di tutti i cittadini, della collettività, che noi in questi tempi qua così abbiamo bisogno di uno che va oltre questi sistemi qua, a vedere il domani, il futuro. Questo mi piacerebbe. Che si chiama Draghi, che si chiama Mattarella, che si chiama qualsiasi persona, l'importante è che quello che va salvaguarderebbe il benessere della collettività, di tutti i cittadini, al di fuori del colore politico, di destra o sinistra, queste qua, l'importante è il programma, un programma giusto e avanzato. Bravo, e questa è una bella risposta. Chi vorreste al posto di Mattarella? Certo vorrei Draghi. Draghi? Anche se Berlusconi, Berlusconi sarebbe pure una figura, purtroppo hanno diagnosticato che ha delle patologie. Sì. Dove lui non può sopportare. Quindi Draghi? Sì. Forse Draghi il più celebrato, il più stimato all'estero? Sì, indubbiamente. Indubbiamente. Sapete a cui? A nullo. A nullo volete? Perché? Perché non sanno comandare nullo. All'Italia non aveva quelli che sanno comandare, no. È vero. Ci vogliono uno chi parla andrà con le belle torri. Veramente. Non soldo vogliono, a basta lo fottono, sì, sì. I capi che comandano, fate uno che ha droga, fino che vogliono reclutare a Andrangheta, Andrangheta sono io, vanno a Montecitorio e cominciano a sbandare. Lo potete dire, sì. Fate un mulino là, vi saluto. Via. Box Fruttivendola, eccola qua. Buongiorno a tutti le Immacolate. La più amata dagli italiani. E quelli che non invidiano o schiattano. E quelli che parlano male di mia puro. Bravo. Volevano erano come a mia illi. Dall'A alla Z, signore, dalla serietà, sincerità, umiltà, onestà e tutto. Ambidia, quelli che parlano, mangiano pesci fettenti sotto. Cavo di cuè, cane. Sì. Sì, è buono. Allora, sì. Signora, ditemi. Mattarella lascia tra 8 mesi, al suo posto chi? Draghi, Berlusconi o qualche altro?
Cosa ne pensate? Guardate, mi pare che Berlusconi non crea cavaiccione, perché è quasi, non vi dico, che non è tanto buono. Non è tanto buono. E gli vorranno da una Draghi, ti sei chiuso una volta Draghi. Ma Mattarella se ne vai che ci cambia ciao, ci disse una volta, ci disse cambia ciao. A studia buona illu, a Tombrogioni, in prima categoria, ci dice di figlioli che siamo tutti stessi con la mascherina, di Rovinau illu che firmava sempre, Conte primo, secondo Conte, poi non serve più illu e dopo chiama Draghi, Drago fermaru che ci di là non poteva dire, ah no? E no, 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 non mi piace, se chi se ne parla al chiappi, vai in una scuola, pare che lui invecchiato. E deve andare a riposare, chissà dove va a riposare adesso in quella villa, però tutte le soldi che pigliò mi signora ha sbagliato anche lui sempre di portargli la rovina anche lui, perché lui firmava sempre, certo. Ah no, il era che tutto valeva, tutte le soldi che pigliò mi signora si può riposare bella pulita, sì, beh, speriamo che stati benoni, che pote, vuol dire, faccio una bella vecchiaia, un campo a 150 anni pur, cioè, ma però come vi non è che tanto a 80 anni e un po' che era il suo avanzatello, come quindi signora, come andava i problemi alla politica furono portare a sto punto. Dimmi. Ma posti Mattarella, come andiamo al governo? Tra 8 mesi Mattarella se ne va. Non saccio, guarda, non avevo uno che sceglierie, guarda. No. Ma e dire la verità, Mattarella Berlusconi, ma te dico, ma io non staccio tanto. Salvini buono. No. Salvini! La Meloni. Oh, Santa Maria Salvini è un brogioni! La Meloni, signora. Ma tu non capisci questo valore che è un brogioni. Ma sta dicendo Mamuzzo, la Meloni? Ah, Meloni! Si può trovare un bel maluni! Ah, Meloni! Parra, 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 però il non pote fare, niente! Ah, mi sono sotto! Ma io! Ma che da, signora? Mi signora, gli dai sto passo, già arriva. Ma io non credo che muori a nulla, che e a nulla ci mette la mascherina così. Chi fa il riso, signora? Fa il riso a presentare pubblico. Chi fa il riso? Io mi metterò tutto a posto, belli in ordine, un lavoro, un belli pulito. E io mi metterò a lavoro, ne ho sempre una capichetta. Un pulito non pure il cimitero che hanno tutte le volte, tieni chi serpenti. E tu cimiteri, loco non si può pulciarsi trasire, signori. Ma tutti su paese, tutti seduti. No, no, di mano con rendita di cittadinanza, rendita d'emergenza. Ma di quello, si danno un rendita d'emergenza. Ma mettitelo con una picchetta pure un lavoro, no, porca miseria. Non è che andiamo a lavorare noi per il latte. Non ci paghiamo di tassa noi il latte, e il latte sta così. No, è tanto bene, non mi sta bene a me. No. Come parlare, ieri sera dice che non ci sta bene nemmeno a dirgli. Senti lì l'Italia, signora, sì. La vendiamo tutta. La vendiamo, signora, ormai. E che facciamo? Okay. Chi sta a vita? Allora, signora. Sì, ditemi. Come, devo una lettera, una letterina, no? Devo una lettera, no? Certo che devo leggere una letterina. Purtroppo, guarda, oggi ho portato questi fiori, perché se ne si fa è morta questa mia cara cagnolina. Sì. Bella mia, si chiamava Federica. Facciamola vedere, signora. Sì. Federica. Federica, questa bella mia dolce! È morta Federica. Sì, Federica è morta. Riposa in pace. Mi dispiace. Mettiamo a moto, signora padre. Sì, padre mettiamo a moto un'altra volta, va bene. Sì. Mettiamo la moto. Ecco qua, mettiamo a moto. Vedi che bello quando cammina. Allora. Signora, allora. Sì. Veloce, signora, veloce, forza. Gli occhiali. Guarda, se no. Se andiamo veloci non andiamo bene, ah, boh, dobbiamo andare piano piano, che chi va piano va sano e va lontano. Bastarda morte, mi ha portato via la mia cara e amatissima cagnolina, chissà che si chiamava Federica, la tua padrona immacolata è molto triste e piange per te, riposa in pace e auguro che anche tu sei volata in cielo. Tu eri come una persona, ma forse anche di più, e non credivi mai, mai. La mattina quando mi alzavo mi dicevi ciao, mi davi la zampa, eccetera, eccetera. Ah. Un bacio grande, grande, e ti penso sempre con tanto affetto. Bella mia Federichina mia, gioia, bella mia, ti voglio un mondo di bene. Va bene, signora. Allora, aspetta un attimo. Saluto Michele di Catanzaro! Oh yeah. Un saluto grande che ci vede ogni domenica! A Rosa Catanzaro, no? Un saluto anche da mio marito e da mia famiglia, tutti! A Rosa Catanzaro la salutiamo! E tutti quelli che domandano di me! Come? Quelli che non mi vogliono vedere, chiudi la televisione! Stutala!
Sarà un fiore che cresce con la pioggia e con il sole. Se c'è la luna cambia di colore. Sarà così, sarà così. Affacciati alla finestra, bella mia. Nell'aria c'è una voglia di andar via. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata. Ok, signora. Balla per me, bella palla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare, ma balla fino a che non ti diranno le stelle, l'alpio del sole tramonto. Fino a che non mi stanco. Vabbè, ciao, signora, un saluto a tutti prossima. E buona domenica dell'Immacolata. Ciao, ciao. Allora, Mattarella lascia tra 8 mesi. Al suo posto Draghi o Berlusconi? Chi vedresti meglio come capo dello Stato? Devo essere sincera? Sì, certo. Allora, con tutta la sincerità del mondo, sì. Io di politica non ne capisco nulla, ma non perché sono una persona stupida, sì. Perché non sono mai riuscita... Ma tu sei intelligente invece? Perché... No, non sono mai riuscita a capire quando si va lassù, qualsiasi persona, anche la più brava del mondo, la più disponibile, cambia da così a così. Ma non solo per quanto riguarda Roma, in tutte le cariche pubbliche che si occupano. Per cui... Io non sono né per Mattarella, né per Berlusconi, né per nessuno. Non hai più fiducia a nessuno. Chiunque va fa solo l'interesse suo e dei propri cari. È vero. Una volta salita sul trono, diciamo. Sì. Allora, a quel punto, dopo che si ottiene quello che loro desiderano ottenere, esatto. Finisce. Il povero disgraziato, o disgraziata di turno, nel senso che chi ha bisogno, ovviamente, è quello che poi... Sì. Rimane sempre povero, anzi il povero si impoverisce sempre di più. Infatti, i ricchi sono più ricchi e i poveri sono sempre più ricchi. Ricchi sono più ricchi e poveri più poveri. Bisogna solo lavorare nella vita, essere onesti. E non sperare niente. E basta, farsi. Però purtroppo c'è chi ci governa, c'è chi dice cosa dobbiamo fare. Poi chi ci governa lo mandiamo noi, però con i voti al governo, questo è il problema. Ma non è che non li comandiamo noi. Sì, ultimamente non ne abbiamo neanche loro. Perché non li comandiamo noi, perché... Perché se io dovessi comandare, il mio solo voto non conta. È il mio voto della massa che poi si capovolge. È vero. Andando avanti, poi quando è l'ora delle votazioni si capovolge tutto. Comunque, io mi auguro che chiunque vada possa fare del bene. Anche se siamo tutti un po' pessimisti, tutta la gente è un po' pessimista. Va bene. È pessimista perché stiamo vivendo un momento troppo particolare. Non riusciamo a venire a capo e... sarebbe lungo il discorso da fare. Okay. Comunque. Allora, io la penso in questo modo, che chiunque vada, chiunque esso sia, l'importante è che sappia quello che faccia, che dia delle linee guida comprensibili a tutti, e soprattutto per quanto riguarda questo periodo di incertezza generale. E un nome particolare non me la sento di dirlo in questo momento. Non c'è nessuno che vedresti come capo dello Stato, no? Al momento non mi sento di dare nessun tipo di preferenza. Ovviamente se chi andrà al governo riuscirà, come dicevo prima, a dare delle linee guida, comunque a incentivare anche una ripresa a livello economico, a livello di assetto sociale, perché adesso i temi caldi di questo periodo sono proprio questi. Quindi, indipendentemente dal nome, l'importante è che sappia quello che faccia e che agisca non in nome del partito di chi lo manda, di chi possa rappresentare, ma per il bene effettivamente del paese, perché poi quello che l'italiano auspica è proprio il bene del paese e la ripresa naturalmente economica, perché siamo, non dico in piena pandemia, stiamo cercando di uscire, quindi la risoluzione di diversi problemi dal nord al centro e anche ricordandosi anche del sud, quindi che ben vengano gli investimenti economici, strutturali, infrastrutturali, a livello sociale, a livello del terzo settore, che possa riguardare comunque un incremento economico delle istituzioni e che possa aiutare tutte, diciamo, tutte le situazioni, i lavoratori che sono rimasti in difficoltà,
le persone che hanno perso il lavoro, perché alla fine le persone che parlando cosa cercano? Cercano una persona che sia tra virgolette al potere e che sappia quello che faccia e che gli investimenti, le promesse soprattutto che fa, che poi vengano portate a termine. Mantenute. Sì, esattamente. Questo va è il bene, mio pensiero. Francesca, è stata molto esaustiva, per cui grazie per questa risposta e in bocca al lupo, ok? Grazie, sperando un salutone. Sperando in un personaggio che magari possa veramente dare all'Italia qualcosa di buono, perché noi abbiamo proprio bisogno di un grande capo dello Stato. Incrociamo le dita. Grazie. Io penso che questa volta va Berlusconi. Ah, Berlusconi, però, sì. Però sembra che sia ammalato pure un po'. Speriamo che si riprenda, ma questa volta va Berlusconi, a posto di Mattarella. Ma vedo queste bombe in mano, che è successo? Vabbè, Caciocavallo Mina, Caciocavallo di Antoni Mina. Ecco. Magari poi lo riprendiamo dal vivo qualche volta. In anche stata. Del vivo. Sì, sì, facciamo una bella, sì, un'altra bella volete, trasmissione. Siamo sempre presenti. Come no, facciamo una bella trasmissione sul Caciocavallo. Su come Caciocavallo, si fa Caciocavallo Doc di Antoni Mina. Antoni Mina. Casificio Mina. Antoni Mina. Con Mina prima, Mina due volte. Mina due volte, benissimo. Va bene, allora buona giornata. Grazie altrettanto pure a voi. E grazie dell'intervista. Guardate che bellezza che c'è qua. Grazie dell'intervista. Ma vi curate. Buona giornata, alla prossima. Alla prossima. Ciao. A Berlusconi. A Berlusconi? Sì. Ma dici che sta giorno stagio buono il suo ospedale a Berlusconi? Se sta, se no vuol dire che vai tanto poi. Come volete a Berlusconi? Io voglio a Berlusconi. Quindi, come? Ha votato sempre Padiglio? Sì, certo che votato Padiglio. Ma perché mi piace Berlusconi? Perché? Perché mi piacciono i modi di agire, mi piace come parla, mi piace come ragiona. Pure a me, a dire la verità. Queste cose. Quindi? I ragionamenti che faccio, i cose che parlavo quando ci fui io, si poteva lavorare, se lavorava non erano tempi tristi come sono modo. Quindi è bello scuola. È bello scuola. Va bene. A capo dello Stato? Sì. Io sono per Draghi. Per Draghi? Mi vado dal sicuro. Ti piace Draghi? Non mi piace perché ha messo un po' di ordine. E poi non è che è prepotente. No. Dice le cose come stanno. Sì. È un po' autoritario. È molto stimato anche a lei. Perché nei comandi devono essere machiavellici. Bravo. E chi non sa, a casa. È bravo, infatti. Capito? A casa. E poi è molto stimato anche all'estero. A prescindere. A prescindere. È la personalità. E l'uomo io non lo conoscevo, nel senso che sì, parlavo quando era il presidente del PCE, no? E io dicevo, ma una persona qualunque, no? Aveva i suoi. Quindi mandiamo a Draghi al posto di. Per me, come uomo, lo stimo molto, come politico. E al posto di Draghi che mettiamo? Ma non so, qui Salvini, in Italia. Dica. Salvini, Meloni, no? No, quelli no. Che stanno al governo a casa. A casa, tutti. No, hanno fatto il loro tempo, no? Sì, sì. Voi che pensate? Al posto di Mattarella. Ma io non mi intendo di queste cose. Vabbè, al posto di Mattarella, uno che vi è simpatico. Ma facciamo a Berlusconi. Va. Berlusconi, quindi Berlusconi è forte, insomma. No. Lo vogliono tutti. Ma può darsi. Può darsi, però sta male, pare che sia un po' malato. È malato. Se guarisce, Se guarisce Berlusconi. Va bene. Ma è sempre Draghi. Sempre Draghi. Draghi. Mi piace Draghi. Ma per la sua serietà, diciamo. Per la serietà, infatti. La sua, manifestata serietà. Berlusconi. Tanti però vorrebbero anche Berlusconi. bisogna sempre rispettare le degli altri, non condannare. Però Draghi è molto stimato anche all'estero, diciamo. Ma Draghi è un cosa di raro, di unico. Sì, molto serio. Di sicuro non si ripeterà, come anche il nostro presidente Mattarella. Sì. Un altro Mattarella non lo troveremo mai. Infatti, Mattarella è una persona seria pure lui. Però. Ecco, per me sì, serissima, sì. Per carità di Dio, come anche Draghi. Anzi, noi che cosa dobbiamo dire? Che non abbiamo, cioè, con le leggibilità che hanno fatto di Draghi, ma che ne facciamo tutto quell'apparato di persone che mangiano, sì, tutto che mangiano quando mangiano, poi, quanto sono, tra Parlamento, tra Camera e Senato sono 1000 persone, non sono riuscito a trovare una persona veramente nulla, proprio mi trovano a uno che non faccia parte di questa politica lorda e schifosa. Veramente. Che poi perciò, loro sempre più ricchi e noi sempre più poveri. E ha rifiutato anche il suo stipendio. Sì, ha rifiutato anche il suo stipendio. Bravo, vedete che grande signore. Questo è un signore, ovvio, veramente. Ovvio non avrà bisogno, di sicuro, che sta benissimo, però che lezione di vita ha dato. Bravo. A questi ladroni. Bravo. A questi ladroni. Bravo. Che Berlusconi fa parte di questa banda.
andava 50 anni a sta parte. Che i verdi proibirono che giovarono, non si vogliono niente. Tutti i silos erano per l'argine dei fiumi. Sì. Il materiale lo pigliavano dei fiumi, i fiumi erano netti come un ca e più profondi che cacciavano il materiale. I 50 anni sta via proibirono queste cose. E tutti ti danno che faccio quando piove. Che apposta, perché l'acqua straripa. Perché i fiumi hanno quarti di terreni. E allora l'acqua cammina ora, se andava dei paesi, delle case, delle campagne, per anni e tutte cose. E quindi non aveva nulla, il ministro usava il perché sti danni, perché avvengono. E quindi vogliamo lanciare un messaggio. Ci fate, fate buono. Come no? L'avete già fatto voi? I ciumari, i fiumi. E non c'è altro di terreni, certo. Perché proibito da 50 anni a questa parte si piglia materiale nei fiumi. E non è pulito, né basce né niente. Ogni volta che piove, d'inverno, ti porta arbori, acqua, terra. E quindi gli mandiamo un messaggio ai politici, va bene? I politici. A Mattarella, a Draghi. Che se ci mandate. Io sono contento. Però, ditemi una cosa, Mattarella vi piace o no? Mattarella. Come non mi piace nulla. Niente? Nulla. Draghi manco, Berlusconi. Il governo può fare per conto suoi. Draghi, Berlusconi, nulla vi piace? Nulla. Tutto per casa? Tutto per casa. Vabbè. Ci vorrei un ministro tedeschi, che i tedeschi hanno precisi. Bravo. Usoi, e vostro, e vostro. È bravo. E basta. Sono d'accordo con voi, è vero. Avete ragione. I ministri vorrei... Ministri. Ministri. I mandano a caccia del governo, non mi mentono. Bravo. Nulla. E lei non mangia maglia, no? Quando pigliano 100 euro, perché hanno... Per chi ci vuole questi, o si spendono, o si spartano. Bravo. Tutto non mangia maglia, io sono più ricco e non sono più povero. Non deve portare all'estremo, non noi abbiamo più soldi noi, o pagamo i tassi che mentono io. Infatti, per la gente non ce la fa più. E come ce la fa? Con questo coronavirus, dice di non pagare questo, non pagare tanto, e ingenerare i tassi. Ingenerare i tassi, visto tante volte che scalano, che non si pagano, che non si paga l'IMU a dicembre, dice non pagamo, poi dice pagamo a dicembre, non si paga mai. Ma un altro giorno non vogliamo pagare. Un altro giorno non pagare, intanto che la gente muore di fame. Vedi quando viene in giro. Sì, stanno morendo di fame. L'Italia veniva. Torniamo ai tempi una volta con la guerra. Annette dei giorni non è scritto manco. Ti canto cappello. Quindi nato dei giorni che dicevo, nato dei giorni? Nato dei giorni, l'Italia non esiste più. Niente. Nemmeno non sanno Italia che significa, perché sa vendirlo. Sa vendirlo. E finivo. È finito. Tutte le tenere che arrivano. Buon omaggio, non vivono. Esatto. E non avevamo per noi. È vero. Ma dici che diciamo. Tutti i giorni arrivano a mangiare. Tutti. Buon omaggio. No, infatti. E un mangiare un po'. Lo mangiamo. Super spalle nostre. Va bene maestro, grazie, gentilissimo. Ciao. Venerdì passato per intervistare. Sì, vabbè, domenica l'una e mezza guardatevi la televisione. Non mi avete ricevuto. Domenica l'una e mezza, la televisione. Usa rendere conto che i silus, i calci, tutte cose, un materiale lo pigliavano te ciumare. E i ciumari erano 2 metri più basci. E l'acqua scorria se ne ammari. Ora ci andare a sta parte, i ciumari erano più alti dei terreni. È vero, abbiamo detto. Giuppi, cannette, cose. E la Iomara non si può circolare, la sabbia che è passata la Iomara è battagliata, che non si passa, cioè. Sì. Guarda resta. Secondo me va Mattarella. Mattarella, perché? Mattarella se ne va. No, secondo me va, continua lui, Mattarella va. Come continua? Vox Populi. Vox Day. Ciao. Un saluto agli amici di Vox Populi con la mano, dai. Ciao, gli amici di Vox Populi. Ciao. A posto di Mattarella che mettiamo? Drago, non dobbiamo mettere nessuno, dai. Nessuno. Tutti vanno a rubare, diciamo, sono tutti no, corrotti. No, non è che va a rubare. Certo, Draghi è il migliore, non si scappa. Draghi è serio, insomma, è molto stimato. Berlusconi, no? Purtroppo, ormai... Dragon Ball! Quindi ormai Draghi... Berlusconi, purtroppo... Berlusconi è molto, anche, molto quotato tra le interviste che ho facciamo. Capito, però Berlusconi è diventato troppo vecchio. E troppo vecchio, è malandato. Una firma, ci vuole una firma qua, È malandato. E soprattutto è troppo anziano. Troppo? Cioè, anziano. È malandato, quello. È ammalato. Sarebbe la persona giusta, certamente, però... Diciamo che tra Berlusconi, che deve fare 7 anni,
è un certo Draghi che può fare 7 anni e grazie a Dio non ha problemi fisici. Sì, Draghi comunque è molto stimato, insomma, anche perché ha ripetuto uno stipendio, allora, insomma. Noi lasciamo stare la stima, io ho sempre avuto stima di Berlusconi. Sì, pure io. Però avevo anche stima di un certo Fini che poi mi ha deluso. Adesso ho stima sicuramente in questo signor Draghi. Spero che non faccia come qualcun altro che ha deluso. No, ma il fatto che abbia ripetuto lo stipendio è già un buon segno, voglio dire. Con tanti mangioni che ci sono nel governo. Allora, che sia Berlusconi a rifiutare lo stipendio. No, che... Draghi ha ripetuto lo stipendio. Allora, Draghi che rifiuti lo stipendio non è neanche giusto. Perché se lui fa il Presidente della Repubblica si assume gli oneri e gli onori. Certo. Se gli spetta lo stipendio lo deve avere. Lo deve avere. Se invece non gli spetta, quello che non gli spetta non lo deve avere. Però è un bel gesto rifiutare lo stipendio con tanti mangioni che vorrebbero chissà quanti soldi, insomma, no? Voglio dire. Signori miei, qua abbiamo avuto tanti esempi. Abbiamo visto che il signor Conte, in piena pandemia, ha stanziato 5 milioni di euro per la provincia di Foggia. Infatti, che è la sua regione. Non so che è la sua regione, che è la sua provincia. La sua provincia, sì. Non solo, ma nel contempo ha stanziato di questi 5 milioni un milione di euro. Un milione di euro. Per il ripascimento del lago del suo paese. Roba locale! Cioè nel momento della pandemia un capo del governo stanzia un milione di euro per fare il ripascimento di un lago, che è un laghetto da 4 soldi. E infatti, questa è una cosa che non si possono accettare. È una cosa grave. Sì, è vero. È quindi vero. Andrebbe cancellato dalla politica. Sì, lui ha fatto tanto delle cose, insomma, molto negative. Infatti non ha lasciato un buon ricordo Conte. Non... Conte non era nessuno, purtroppo non sarà nessuno mai, perché con, a parte il fatto che si è messo a fare il capo dei 5 Stelle, poveracci. Sì, infatti. Poveracci. E poveracci sì, perché poveracci sono erano con lei. E poveracci saranno. State un avvocato che non è stato neanche eletto dalla gente, insomma. Ma quale avvocato? Che avvocato di che cosa? Quale, dove ce l'ha lo studio? Faceva il professore, ma dove professore. Insegnava? In Francia come letto, è tornato dalla Francia per fare che cosa? Bravo, mi piace come parla lei, bravo. Che bravo. Deve fare? Letta che torna dalla... è meglio che se ne va in Francia a insegnare, che bravo. Qua non lo pensa nessuno. Un bel quadretto familiare qui del signor Mina, della signora Immacolata e di Rosa che si deve sposare tra non molto, quindi andremo anche nel matrimonio a fare. Certo, ti va a piacere tantissimo il matrimonio. Signora, cosa avete preso qui? E che pigliamo? Noi pigliamo una bella pezzata di formaggio, la Mina che è meraviglioso, saccio pure un destaci, sì sì, io un po' di pure erbe da vicinadillo e hanno cose meravigliose che fanno loro, signore. Poi mi pigli anche sto pochino di vino che stai con il coronavirus. Un coronavirus chi se ne non mi vedo, no coronavirus, chi lo faccio male? Noi il vaccino, signore. Un vaccino. Un vaccino faccio male, signori. Io sta mi mangio, a così mi mangio, a musica. Allora, chi si può passare per mia, chi sta pure per mia, compagno? Grazie. Prego. Allora, signor Mina, io un saluto alla signora Immacolata che dovrebbe famosa. Io vi portai cose da ricotta, vi ringrazio, ma era molto buona. Buonissima, veramente, ragazzi. Guarda, perché sta tubino era più, ancora più bella. Ma che bella ricotta che fate voi, bellissima. Speciale. Andate da Mina che c'è roba buona e roba genuina che fa lui, ve lo garantisco io, perché io voglio sempre l'ani. Ma alla pulizia che c'è tacchino locale, è speciale. Sì, è vero. Ma poi non per scherzo. È un signore veramente. È una brava persona, li conoscimi quando eravamo piccolini. Tutta la famiglia. Grazie a voi tutti, signori. Grazie. Tante grazie. Belle cose. Grazie. Ecco qua. Grazie del gentile pensiero. Buona, me la mangio io e mia nuora. No, allora no. Grazie. Va bene, alla prossima. Ciao. Un bacio grande a tutti voi. Bella tra 8 mesi lascia. Al suo posto chi? Draghi, Berlusconi o chi? Allora, purtroppo lascia. Buongiorno a tutti. Purtroppo lascia un personaggio noto come Mattarella perché è unico e si vede. Però non so chi sceglie di tutti quelli. C'è qualcuno che ti ispira fiducia? Chi mi ispira fiducia può essere Anthony Voice, andare lì al suo posto. Ah, ti mandiamo come capo dello Stato allora. Il capo dello Stato per garantire di più posti di lavoro e tant'altro. Perché sei non sappiamo, ambizioso allora. Molto. Perché non sappiamo chi va di quelli se fanno sempre per noi. Perché di ora chi governa
non hanno fatto niente per noi cittadini. Infatti. E dispiace per questo. Hanno fatto per loro sempre. Hanno fatto sempre per loro. E il problema sa qual è? Che non dovremmo nessuno, ma nessuno andare più a votare, sì, e dimostrare che comandiamo anche noi cittadini. Sono d'accordo con te. Così è. Però Draghi ha rinunciato allo stipendio, questo è già una buona cosa. Vabbè, che rifiuta lo stipendio è normale, però prende dall'altra parte. Noi italiani chi ci tutela? No, noi stiamo morendo di fame, praticamente. Noi stiamo, soprattutto qui noi al sud, siamo morti completamente. Non si lavora da 2 anni. E lo Stato non ti manda neanche un euro, quindi... Sì, siamo dimenticati da tutti. Siamo nel dimenticatoio. Sì, siamo noi, proprio il fondo del pozzo del mondo. Comunque, vi auguro una buona giornata. Grazie Geni che ci hai sempre presente. Saluto Telemia. Grazie. E votate me per il posto no? di Mattarella. Entrami voi. Ciao, capo dello Stato. Ciao. Non serve nulla. Non c'è da scegliere. Tutto mangione, no? Tutto mangione. Tutto che mangia. Tutto. Ma nulla che faccio per andare all'altra gente. Specialmente poi da Calabria ne siamo dimenticati tutti. Sì, è vero o no? Sì. Quindi... Noi siamo... Per noi hanno... Tutto uguale. Tutto uguale. Non c'è nulla che si serve. No. No. Quindi non votava nulla allora? A nessuno. A nulla non si votava. Nessuno. Nessuno, bravo. Nessuno. Non si merda nulla. Non si merda nulla, bravo. Dopo quando là non ti conosce nulla. Non ti conosce nulla, è vero. Perché la luce mi viene sulla mia luce. Siamo d'accordo con voi. La pioggia andava 40 anni e andavamo mi mettiamo noi. E ancora ne messo. Sì. Quindi... I strati andavano li pulizziamo noi, i canaletti li pulizziamo noi, i tassi mandano a pagare che vanno pagati. Bravo, quindi non merda nulla. No, niente. Avete ragione. Ok, grazie. Ma no, ci dicevo. Mo venivo, quando ero, andavo 40 anni. Allora, un grazie signor Barranca, sempre disponibile, sempre gentile come nel suo carattere, e quindi anche a lui la stessa domanda. Tra 8 mesi Mattarella lascia, al suo posto chi? Draghi, Berlusconi o qualche altro? Io ritengo che innanzitutto sarei contentissimo se Mattarella accettasse un secondo mandato, perché in questi ultimi anni... È molto anni, amato Mattarella. Sì, è molto amato dagli italiani, come lo era Pertini, ricordo sì. Pertini. Quindi per me sarebbe un rammarico non vederlo ancora Presidente della Repubblica. Comunque, eventualmente lui ancora confermi che non vuole ripetere l'esperienza molto positiva di Presidente della Repubblica, ritengo che Draghi sia la persona giusta. Draghi poi è molto stimato all'estero, è uno che addirittura per aver rifiutato lo stipendio è entrato nel cuore di tanta gente, perché dimostra che è veramente una persona che non è attaccata ai soldi come tanti, come tutti gli altri politici o quasi. No, poi abbiamo avuto la possibilità di ammirare e ringraziare Draghi per il lavoro che aveva fatto insieme all'Europa, nel contesto europeo. Sì. Abbiamo avuto in questo periodo purtroppo maledetto, ma speriamo che tutto vada bene, stiamo un po' combattendo e sconfiggeremo sicuramente questa pandemia. Abbiamo visto che Draghi, gli interventi che ha fatto in Europa per far aiutare l'Italia sono stati interventi veramente eccezionali, sia sotto il punto di vista organizzativo tecnico, sia sotto il punto di vista economico. Abbiamo avuto abbastanza soldi dall'Europa, grazie a lui. Paraca, per finire, cosa bolle in pentola qui a Siderno, considerando che i sondaggi la danno come il futuro sindaco di Siderno? Ma non è questione, non vuole niente in pentola, è una normale gara, chiamiamola così, tra i vari candidati, amici miei, tutti i candidati sono miei cari amici, che rispetto, al di là delle proprie posizioni politiche. Io sono sempre stato un uomo di centrodestra e mi vanto di essere di destra. Non vuole niente, vuole solamente che io sto facendo il mio lavoro come gli altri stanno facendo il loro lavoro. Quindi non vuole niente. Prende solo notizia? Assolutamente, no, tutto normale. Non vedo notizie particolari. L'importante è che ognuno faccia il lavoro che gli compete nel pieno rispetto di tutti. Si sta rianimando il lungomare, anche i lidi, insomma, qualcosa si muove e questo ci rincuora, insomma, dopo tante sofferenze. Dopo tante sofferenze, vediamo che un po' di movimento c'è. I commissari stanno facendo ciò che compete a loro. Anche noi, come formazione politica di destra, stiamo facendo qualcosa di particolare, tipo strade, diamo segnalazioni, tipo strade, siamo intervenuti verso i cemiteri di Siderno Marina, di Siderno Superiore, dando il nostro contributo per quanto ci è possibile. Va bene, quel pezzo di lungomare qualcuno magari che vorrebbe... Quel pezzo di lungomare proprio ieri la commissaria mi diceva che al momento non ci sono disponibilità per poterlo ripristinare,
ma per quanto mi riguarda è una delle prime cose che farò. Al posto Draghi. Di... Draghi, perché? Perché è bravissimo. Perché ha rinunciato anche uno stipendio. Certo, no, che c'è giusto. Oh, vabbè, questo è importante. No, è importantissimo. Importante politici che... Ma è una persona proprio che può stare a Quirinale, non è che può stare a Quirinale. L'unica persona seria forse. Certo. Oggi sì, oggi come oggi sì. Oggi sì. Politici seri non ci sono più, sì, purtroppo. Sì, sì. Allora Draghi. Sì, Draghi. Vabbè, no, grazie. Sindaco come è? Sindaco anche lui è per Draghi, pure lui. Al posto di Mattarella. Sì, Draghi, Berlusconi o chi? Draghi, Berlusconi è melanista. Berlusconi è melanista. Quindi lei è per la Juve. Sì. Ah, allora quindi sì. Perciò Berlusconi la niente. La Juve ha spiegato. Quindi Draghi lo mandiamo al posto di Mattarella. E al posto di Draghi chi? Al posto di Draghi? Salvini no. Anche lui. Io, la Meloni, io Salvini. Un fan di Salvini. Di Salvini. Vabbè, quindi Draghi al posto di Mattarella e Salvini al posto di Draghi. Sì, sì. Vabbè. Anche perché ha saputo, dovrebbe gestire meglio la situazione degli immigrati. Esatto. Perché una, diciamo... Qua si parla di 65.000 immigrati che arriveranno in estate a Lampedusa. Lo so. È veramente un inferno. È stato assolto e mi dispiace che la tedesca lì, il comandante della nave che ha speronato la Guardia di Finanza, meritava di essere punita. Infatti, però non si può ricevere tanta gente, insomma, non si può, non ce la facciamo, siamo da soli, anche se l'Unione Europea penso che manda dei soldi, non so come se li dividono, politiche, cooperative, hanno interessi. 56.000 decreti, 900 sbattiti. Hanno tutti gli interessi questi, perché ci sono cooperative che ci mangiano sopra. Strutture private, diciamo alberghi, compagnia bella. Allora, al posto di Mattarella che mettiamo? Tra 8 mesi Mattarella là. Draghi. Eh? Draghi. Draghi, perché? Perché è una persona seria, molto stimata all'estero, è uno che ispira fiducia. È conosciuto in tutto il mondo. Ha salvato l'Unione Europea, ha salvato tante banche. Poi è ottimo. Per cui Draghi va bene. Va benissimo. Ma lei voleva aggiungere qualcosa o mi sbaglio prima? No, volevo parlare per Sederno, per la questione dei rifiuti. 15 giorni fa i sindaci della Loca hanno fatto una riunione a Umma, senza telecamere, senza giornalisti, senza niente. Perché? 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 Quindi qual è il motivo? Il motivo è che secondo me faranno l'ampliamento della discarica a San Leo. Sederno sono 4 discariche. 4 discariche non in sicurezza. Perché dovevano fare a Sederno? C'è Gioiosa, c'è Locri. Esatto. Il signor Fabia a Gioiosa vuole fare sempre sempre. Perché non la fai a casa tua la discarica? Quindi giriamo la domanda a chi di dovere. No, perché se hanno dato, ha già dato, sono 30 anni che dà. Credo che è sufficiente. Certo. Va bene, giriamo questa domanda a chi di dovere, perché magari. No, a chi di dovere sì, alla regione, sì, al dottor Sperlì, là, il signor Sperlì, là, che l'hanno messo là. Lo so, è caduto nella nuvola. Non lo so. Altro. No, quello vabbè, quello se lo sanno tutti che cos'è. Vabbè, comunque. Vabbè, ok. Grazie allora. Prego, prego. Ciao. Buona giornata. Grazie, e buona estate. Speriamo che saremo tutti liberi con questi vaccini. Io me lo sono fatto. Sono preoccupato come lo sono fatto. Grazie. Dicono che fa male, ma fa male se non te lo fai. Fa male sia se lo fai che non se lo fai. No. Fa male sempre. No, fa male se non se lo fai. Perché se non se lo fai non ci sappiamo quali sono gli effetti collaterali nel tempo. Insomma, non si sa. Vabbè. Però se non se lo si fa. Se non lo fai muore adesso. Certo. Se te lo fai muore fra 20 anni. È meglio fatto. Meglio fatto. Rosella? Rosella? Posso fare una domanda? Oh. Chi si vede dopo tanto tempo, no? Sì, sì, Gianni. Sì. Ben trovato. Grazie. Si vede, a volte ritornano, qui c'è qualcuno, no? Un titolo di qualche film. Rosella, stiamo parlando di Vox Populi. La domanda di oggi so è questa. So che comunque questo programma è seguitissimo. Sta andando molto anche Mazzaferro, mi dice che va molto forte a Telemia, per cui sono contento. La signora Immacolata che ormai è conosciuta in America, Toronto. Qual è il quesito di Erno? Il quesito di che Mattarella lascia tra 8 mesi, sono sempre suggeriti da mio fratello Franco Blefere. Quindi il cosa è questa, la domanda è questa, che Mattarella lascia, chi è al suo posto? Draghi, Berlusconi, qualche altro, nessuno, insomma questo. È molto difficile su due piedi poter rispondere quale possa essere il sostituto.
Mattarella è molto elegante, è un signore che si distingue e questa distinzione va al di là dell'aspetto politico. Una cosa è certa, la nostra bella Italia ha bisogno di essere seguita, di essere curata, di essere protetta. Per cui una volta per tutte cerchiamo di essere uniti per un bene comune, per una finalità comune che non debba necessariamente fermarsi, equalizzarsi con aspetti prettamente politici, quindi di destra, di sinistra o di centro che dir si voglia. Questa pandemia ci ha insegnato molto e prima di poterci pronunciare su chi possa essere il sostituto di Mattarella, aspettiamo che questo passo avvenga veramente e poi possiamo pronunciarci su diversi nomi. Non sono tantissimi, perché per poter stare alla guida della nostra nazione serve veramente tanto coraggio, competenza, cultura e tenacia. Speriamo bene. Senti Rosella, per finire, il fatto che Draghi abbia rinunciato allo stipendio ha suscitato molte simpatie da parte degli italiani, perché con tanti politici che sicuramente vogliono sempre guadagnare di più, c'è qualche politico che rinuncia allo stipendio? Questo... Assolutamente, un plauso a suo favore, pure perché c'è un'Italia spaccata veramente non in due ma frammentata. C'è molta povertà, molta di più di quella che la televisione, i giornali, la stampa ci propina. Per cui la rinuncia di uno stipendio affinché possa essere utilizzato per beni comuni è sempre una medaglia al valore. Va bene, grazie Rosella. Grazie Gelli, in bocca per questa al lupo. Stanno riaprendo i lidi, il lungomare già... In cantiere c'è tanta roba, in pentola pure, e spero anche per me di poter ritornare sui palcoscenici con le mie canzoni e anche per la cultura con dei caffè letterari, con dei versi di una poesia, adesso tanto per citare un grande, chissà se avremo modo di presentare qualche lavoro editoriale di Franco Blefari. Grazie. Comunque rimanete con noi. Grazie, ciao Rosella, grazie. Ma io non sono un laureato, un politicante. Sono un povero limosinante in alfabeto. Ma non so c'è niente, dici. Ma non c'è un po' di stupidaggine, non vorrei. Ma come posso mettere la cuvola riso? Ma con quello che. Ma Draghi e Berlusconi, a cuvola riso. Ma Draghi è una persona seria. Quindi Draghi. Credo che andrebbe bene come si sta comportando. Quindi Draghi, È una persona corretta. Quindi meglio Draghi, io ti voglio andare a vai. Ma non lo so, poi... A Draghi mi piace. Bisogna aprire la pentola e vedere che cosa c'è dentro. Senza che uno dice c'è carne, c'è patate, c'è cicere. La minestra, sì. Deve aprire la pentola e vedere. Deve aprire. Ma se l'apre la pentola, vedi che andava. Vedere cosa c'è dentro e guardare, micitare. Capire. Sì. E uno in alfabeto non può... dire della stupidaggine. Ho capito. Perché già stupidaggine ne facciamo tante. Quindi Draghi vuole dare il suo posto di Mattarella? Ma al 100%. Va bene, quindi Draghi al posto di Mattarella. Ma io credo che andrebbe, come si sta comportando, andrebbe bene. Forse sta meno mangiore, rinunciamo pure nostro... Ma io credo che è una persona corretta, umanitaria. Ok. Credo che andrebbe bene. Va bene. Quanto mi risulta per me. Poi... bisogna vedere le carte, okay. Non sono tutte denaro, ma ci sono quattro qualità, mazze, denaro, coppa e spade. No, tante mazze e carte. Come politicanti, ognuno ha... Va bene. Ha la sua briscola. Ok, grazie. Your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing vita bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastel fazool, that's amore.
When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Gerusalemme, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Gerusalemme, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Aukolana, ilondoloze.